dirigente vassallo, oggi il premio di poesia Alfonso Gatto, una manifestazione consolidata nel tempo che mette al centro dell'attenzione la cultura. Siamo praticamente alla 14ª edizione del premio Alfonso Gatto, il grande poeta salernitano a cui la nostra scuola è stata intitolata. E quest'anno il tema delle poesie è il mare, e a cui insomma il poeta era molto legato e tante sue liriche sono dedicate al mare. E io sono molto contenta di questa manifestazione che viene portata avanti ogni anno con grande professionalità, con passione e con impegno, soprattutto perché c'è l'attenzione ad una, diciamo, ad una forma letteraria che più di ogni altra, a mio parere, riesce a toccare l'animo di colui che ascolta o colui che legge, perché la poesia può comunicare delle emozioni prima ancora di essere compresa, perché la musicalità dei versi, la profondità delle parole, la ricercatezza delle parole, i temi universali che essa tocca possono veramente attraversare la mente e il cuore di ognuno e cantare la vita nei suoi drammi, nelle sue passioni, ma anche nella sua bellezza. Siamo arrivati alla 14ª edizione e non ci siamo fermati mai, non c'è stato lockdown o coronavirus che abbia potuto fermarci. Siamo di nuovo qui con un bellissimo tema che è il mare, un po' l'emblema della vita con le sue tempeste, la sua bonaccia, ma anche l'emblema della ricerca, della conoscenza di cui noi siamo promotori nella scuola attraverso quello che è il nostro futuro, i ragazzi del liceo Gatto e i ragazzi che un domani saranno uomini e donne di questa cittadina che speriamo sempre di più si avvicini alla poesia e soprattutto alla cultura, e lo potrà fare anche conoscendo meglio un suo illustre cittadino che è il poeta Alfonso Gatto. Quanti poesie sono state realizzate? Più di un centinaio abbiamo avuto poesie in lingua italiana ma anche in lingua straniera, e quest'anno il nostro liceo si è arricchito anche della videopoesia, che è una modalità più vicina ai giovani, che sono sempre più vicini appunto ai video, a quella che è la poesia giovane e fruibile nell'immediatezza. E chiaramente non solo abbiamo poesie oggi, ma abbiamo anche la drammatizzazione legata ad un piccolo, veramente pochi minuti, in cui si racconta la vita di Gatto, in modo che i giovani sappiano chi è questo loro conterraneo, legandolo alle città che lo hanno visto protagonista, Salerno, Napoli, Milano, e soprattutto interpretando le sue poesie, perché ciò che manca ai giovani oggi è proprio quello di interpretare la poesia, perché così diventi loro e faccia parte di quei valori necessari per questa società e anche per Agropoli. Tante sere io mi dicevo, dopo di me vivrà il mondo, chissà se altri guarderà questi polli e il mare col mio stesso sguardo, e senza saperlo mi ricorderà. Forse era amore, questo desiderio di sopravvivenza. Forse era gloria. Forse era un viaggio di là del mondo. Addio a mia madre, addio a me stesso rimasto bambino al balcone per salutarla. Forse era morte. Andare con l'ultima luce. E non piangermi come io solo sapevo rimpiangermi. E donne, treni, quei tramonti che erano così lunghi, che tutte le case erano calde. Significavano la vita, che non dovevo toccare se n'era tutto dentro. Avuta col sangue, con gli occhi, con la bocca che mi sorrideva. Se mi tornassi questa sera accanto, per dirti quanto è buio il mondo, e come i nostri sogni di libertà si accendono in speranza il cuore del cielo, e io troverò un pianto da bambino e gli occhi aperti di sorriso, neri neri come le ronde del mare. Mi basterebbe che tu fossi vivo, un uomo vivo col tuo cuore, è un sogno. Ora la terra è un'ombra alla memoria della tua voce che diceva ai figli,
com'è bella la notte, com'è buona da mangiare, con l'aria in pieno tutto il rosso. Mia madre all'alba in un altro ore, nel freddo celeste orrore, le porta nel seno dolci paesi d'albicocca. Alle sue mani la musica degli anni, ascolta come l'oriente sereno, indori mestingami del suo sorriso, ed un palpito agli occhi, ed un soffio il sorriso.